Facciamo un applauso ai Falconieri del Re. Allora, tornando al discorso di prima, ora voglio liberare tutte e tre le boiane, però come ieri c'è un problema, che si vede abbastanza bene, però il problema di questo posto, anche se è bellissima la festa, quando noi lavoriamo con gli animali bisogna sempre, e soprattutto con i rapaci, che poi hanno questo spirito selvatico, prendere in considerazione le cose che conoscono poco. Le cose che conoscono poco qui a Faicchio sono le bandiere, quindi ora io mando lei lassù, poi porto anche gli altri e piano piano vediamo un po' che fanno. Ecco, andava molto su. Però portiamo gli altri, lei torna. Lui l'avevo, erano tre, la terza o no? Allora, questo è quello che alla fine ieri ha fatto lo spettacolo più bello, è stato molto dinamico, che è il Coda Bianca, il giovanino di 3 mesi. Ora vediamo un po', è lui che pensa tanto alle bandiere, non ci fate caso. Poi volevo provare a fare anche una cosa più particolare con i bambini, se c'è il pubblico deve stare molto di alto, anche se cosa, fateci, fatemi questa cortesia, queste come raccontavo ieri sono boiane del deserto, boiane di Harris, che è stato lo scopritore. Quando lavori con un rapace te lavori sempre, all'inizio lavori sempre sul pugno, cioè cerchi sempre di creare rapporto con loro sul pugno, poi vai avanti con l'addestramento e alla fine lavori con la pace completamente libero. Un applauso se lo merita, per questo momento. Pensato che fosse andata via e non tornasse più, anche io avevo pensato. No, la cosa affascinante è quando alla fine ti devi creare questo rapporto molto particolare. Quindi tutto a posto lui? Sì, era lì per terra, fuori, no? Sì, va bene, però no, stiamo parlando perché questi sono due ore che racconto un po' che vanno le cose. Prima vediamo Bruna dove va. Ecco, la vedi? Oh là là! Dove va? Oh, fine, va là sopra, guarda come scappa. E lei di qua, come la vediamo? Bella, bella. Questi sono due fratelli, tutte e due hanno 3 mesi e mezzo, sono nati nel nostro, lui si chiama Coda Bianca. Che vi date un po' più di voce, per favore, regia, microfono? E lui si chiama Coda Rossa, però a differenza di Coda Bianca, che è bravissimo. Bella applauso, a questo passaggio. Guarda, è andata a mettere a posto, hai visto? Così ha fatto perché i capelli di quel signore. Allora, mentre Coda Bianca vi raccontava, ha questo carattere così sociale, così socievole, lavora con voi senza problemi. Sono ripartiti. Guardate, sopra il tetto. Invece Coda Rossa è molto diffidente, quindi ogni volta che ci lavoriamo lui di solito prende, parte, no, ok, no, togli la radio, lo rimetti a posto. Ancora non è così tranquillo, quindi bisogna piano piano introdurre i giovani ad un lavoro più lento, dipende un po' dai caratteri. Ora, visto che l'ha diretto il regista di questa bellissima festa, mi ha dato... Antonella, mi porti la carne per favore, che è nell'altra mia falconiera, quella per terra. Guarda come gli fa. Ma quello che volevo fare, perché poi ora non mi ricordo un po' qual è il mio programma, sicuramente ci abbiamo la dimostrazione anche alle 18 e poi questa sera facciamo l'ultima e poi dobbiamo scappare, noi veniamo da Siena.
Ora lassù c'era Bruna, ma ora non la vedo più. Voi la vedete, vero? Sì. Voglio provare a fare una cosa un po' più difficile questa mattina, va bene? Vediamo un po' se ci riusciamo. Guarda, guarda da dove la faccio andare, guarda, arriva. Wow. Allora, avevo bisogno di tutti e tre i falconieri, Antonella compresa. Perfetto. Allora, no, si fa così, questa roba dentro mi serve, Bruna la rimando. Sì, va bene così. E se tornate qua voglio fare, voglio coinvolgere i bambini. Bisogna di Nicola anche velocemente. Allora ragazzi, al sud, se c'è una cosa che io ho notato che qua al sud fate con tanto piacere e divertimento e in modo insistente, sono i figli.